Prima di iniziare con il video, come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace a questo video, di iscrivervi al canale del Rampagione e di condividere questo video con tutti i vostri amici. Se volete supportarmi, vi ricordo che di inserire nel negozio oggetti di Fortnite il mio codice RampageAnomaly97. Inoltre, ragazzuoli, se volete giocare insieme a me e avere un sacco di altri vantaggi esclusivi, confrontarvi anche con player del mio team o addirittura provare ad entrare nel mio team, avete l'opportunità di farlo tramite la piattaforma Viola, che vi lascio qua sotto il link in descrizione del mio canale di Twitch, dove potrete, abbonandovi, quindi sottoscrivendo ad un abbonamento mensile, che se avete Amazon Prime completamente gratuito, ragazzi, avrete l'opportunità di avere tutti questi vantaggi. Quindi ragazzi, mi raccomando, passate dal link in descrizione, io vi aspetto, che sono ogni giorno in live dalle 13.30 in poi di pomeriggio e di sera dalle 20.30 in poi. Detto ciò, raga, iniziamo con il video di oggi. Ragazzi, benvenuti qui da Rampage TV e oggi, ragazzi, siamo qui con un video stra super mega importante, perché ragazzi, oggi non vedremo sensibilità di qualche pro player particolare, non sono qui a presentarvi le sensibilità di Wolfitz, di Hardfind o di chissà quale altro pro player. Sto per parlarvi delle mie sensibilità personali, perché ricordo che, ragazzi, le sensibilità sono personali. Io potrei consigliarvi tutte le sensibilità possibili immaginarie, ma io vi do in mano solamente la base. Poi, di come volete strutturare le sensibilità, dovete farlo voi. Quindi modificando alcuni parametri, qualche edit, qualche build, dovete modificarle voi per adattarvi meglio a ciò che volete. Quindi ragazzi, mi raccomando, supportatemi subito con un bel mi piace, iscrivetevi al canale. E detto ciò, ragazzuoli, ora vi farò uscire delle mie clip di che cosa appunto mi hanno... in che cosa mi hanno trasformato queste sensibilità, perché ragazzi, finalmente dopo tanto tempo ho trovato delle sensibilità che si abbinano perfettamente a ciò che realmente volevo. Uno stile di gioco che sia appunto veloce quando si parla di building e di edit, uno stile di gioco che abbia un'ottima precisione di quando appunto sparo col pompa, senza rinunciare alla reattività, ai tempi di reazione. Quindi se uno ti spara da dietro, tu tac, devi essere rapido e girarti e magari aver la possibilità anche di 200-arlo. Io, ragazzi, questa sensibilità l'ho, diciamo, come sempre, ragazzi, presa come base da un pro player, che tra l'altro vi ho portato anche già la sua sensibilità qua nel mio canale. Poi, ragazzi, l'ho modificata io, ho cambiato io alcune cosette che sinceramente penso di aver migliorato notevolmente la sensibilità, ovviamente ragazzi, sempre in pareri appunto personali. Adesso, ragazzi, inizierò a parlare della sensibilità e vi spiegherò anche in questo video, anche se non lo metto nel titolo, come trovare la vostra sensibilità, ok? Ragazzi, la sensibilità che utilizzo è il lineare. Ho provato per qualche giorno esponenziale, era buona, però ragazzi, i movimenti di building e di edit non ci siamo, ancora non ci siamo. Esponenziale, ragazzi, è troppo pesante. Purtroppo, ragazzi, stanno aumentando vertiginosamente i player da mouse e tastiera. Quindi noi da pad dobbiamo cercare di adeguarci alla loro velocità. Quindi ragazzi, io consiglio vivamente di utilizzare lineare. So che ho detto che esponenziale era carina e tutto, però ragazzi, parlando in termini di velocità, dobbiamo essere veloci, se non di più, come quelli di mouse e tastiera. Quindi lineare penso che sia la curva di comando che ci avvicina di più a quelli di mouse e tastiera. Volevo partire appunto parlandovi del pedale, ho deciso di tenerlo attivo, dato che molti dicono che ti dà meno delay nella fase di edit. Ho un po' i miei dubbi, penso sia una cavolata, però ho deciso di tenerlo attivo. La zona morta utilizzo 11 e 5, ragazzi, 11 e 5 ci sta. Alta nell'analogico sinistro, che tanto, come vi dico sempre, non serve a niente, perché è l'analogico di movimento. 5 in quella di destra per avere molta ma molta velocità, perché infatti ragazzi, quello che io richiedo, secondo appunto ciò che io voglio di uno stile di gioco che voglio adottare, è la velocità. Qua ragazzi, molti mi chiedono in live, quando sono in live su Twitch, Rampage, ma che sensibilità mi consigli? Ragazzi, non ve le devo consigliare io, voi dovete saperlo. Io, ragazzi, in questo canale tento di dare tante sensibilità possibili. Perché? Perché voglio che voi troviate la giusta base, ok? Non ci sarà mai il player che, tac, prende la sense di Phase's Way, si trova da Dio, basta, non la cambio più. Devi sempre cambiarla un minimo, ok? Perché Phase's Way ha la sua
come dire, al suo approccio con il pad, magari la impugna anche diversamente il pad, comunque ha una percezione diversa sugli analogici rispetto a quella che hai te. Quindi molta gente, ragazzi, esempio, è più tozza sul pad. C'è gente che appunto impugna il pad e lo schiaccia così con una velocità incredibile. Poi ci sono le persone che io chiamo mani di fata, che usano sensibilità molto veloci. Perché? Perché riescono a controllarle bene, perché non mettono molta pressione negli analogici, riescono a controllarli bene, ok? Quindi per loro va bene una sensibilità alta. Ci sorprenderemo all'infinito, ragazzi. Non so se vi è mai capitato di beccare un vostro amico che vi dice: no, ma io uso 90-90 in lineare. E tu, cosa? Impossibile. Però, ragazzi, perché? Perché la sensibilità è soggettiva. Quindi, ragazzi, tutto è rapportato a quello che voi realmente volete adottare come stile di gioco. Io con questa sensibilità sto cercando di adottare uno stile di gioco veloce nel building e nell'edit, che abbia delle buone meccaniche, che mi permetta di muovermi come voglio io e soprattutto nella visuale tenere una mira controllata, ok? Adesso arriveremo a tutto. Ragazzi, volevo poi parlarvi subito della sensibilità mirino. La sensibilità mirino l'ho tenuta a 10-10, ci sta, ragazzi, 10-10 è la perfezione. Penso che non esistano sensibilità mirino migliori. 10-10 mi trovo veramente veramente bene. Building edit 2.8, quindi velocissimo building edit, però è rapportato cosa alla visuale. E ragazzi, 2.8 già vi fa intendere che voglio un buon edit, voglio un edit veloce, voglio un edit, cioè voglio un building veloce, un edit veloce. Perché? Perché di visuale utilizzo 46 e 46. Ragazzi, questa sensibilità, guardandola, ok? Voi che guardate i miei video, cosa vi viene in mente? Vi viene in mente la sensibilità di Fake Eiffy, comunque come si chiama quel pro player che vi ho portato. Però lui utilizzava 47-47, 2.8-2.8. Invece, ragazzi, l'ho abbassata dell'1%. Però il vero cambiamento non è in questo cambiamento nell'1%, ma bensì, ragazzi, dal tempo di smorzamento. Tempo di smorzamento 0,05 secondi lineare. Questo, ragazzi, è un gran cambiamento. Il tempo di smorzamento visuale è diciamo la velocità in cui ci impieghiamo per raggiungere la sensibilità nominale. Quindi cosa vuol dire? Che se tu usi 46%, ma hai 0,05 secondi di tempo di smorzamento, vuol dire che tu ci impieghi 0,05 secondi per raggiungere il 46%. Questa impostazione, raga, questa sensibilità di smorzamento la consiglio vivamente a tutte le persone. Perché? Pensateci bene. Voi, quando dovete mirare, cioè, o comunque sparare qualcheduno con il pompa, a parte il fatto che non si mira quasi mai col pompa, ma quando non devi mirare, pensateci bene, dovete prendere una bella mira. Cioè, comunque dovete, diciamo, sistemare il reticolo proprio sul nemico per sparare con il pump e killarlo. Questi 0,05 secondi di ritardo ci danno il tempo che ci serve per appunto mettere il reticolo sulla testa dell'avversario e sparare. Ragazzi, io da quando ho questa sense, moltissime persone lo hanno notato, ma faccio veramente tantissimi headshot. Ragazzi, questa sense è veramente, a parer mio, top. Ero indeciso se aumentare ancora un po' il tempo di smorzamento oppure no, però 0,05, ragazzi, mi sto trovando veramente veramente bene. Quindi, ragazzi, vi consiglio di tenere questo, il tempo di smorzamento, ok? Provatelo, anche se voi non volete cambiare la vostra sense, provate a mettere almeno il tempo di smorzamento. In esponenziale avete un tempo di base di 0,20, ok? 0,20 secondi, quindi esponenziale, perché la sentite pesante? Perché c'è lo 0,20, ok? Lineare, se voi provate a usare 0,20 in lineare, vi sembrerà uguale, giocare uguale esponenziale. Provate a mettere 0,05, perché? Ora vi spiego adesso la mia sense in 2 secondi. Building edit veloce, è il build edit di lineare. Voi avrete i movimenti in lineare, ok? Però la mira, quindi la visuale, ha un ritardo. Quel ritardo sembra di averlo come se giocassimo in esponenziale. Quindi abbiamo la mira in esponenziale e i movimenti meccaniche, eccetera, in lineare. Ragazzi, penso che sia la sensibilità migliore che io abbia mai trovato.
Come ho già detto, ragazzi, terrò questa, non so per quanto, ma la terrò per parecchio. Come ho già detto, l'ho detto anche a Dan, se vedi che ti dico che ho cambiato la sense, mi devi picchiare, ok? Quindi niente, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, spero di avervi aiutato il più possibile. Mi raccomando, raga, condividete questo video con tutti i vostri amici e lasciate un bel mi piace a questo video. Iscrivetevi al canale del Rampagione che è quasi ai 100.000 iscritti. Detto ciò, raga, qui è tutto. Bella!